Buongiorno, sono Daniela Ruggero e oggi vi presento il mio romanzo distopico edito dalla Dark Zone Edizioni Nettunia. Nettunia è stato pubblicato quest'anno in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 e questo mi ha reso molto felice perché Torino è la mia città ed è la città che amo di più. Nettunia è un romanzo che può essere definito al femminile in quanto le due voci narranti che ho scelto di utilizzare sono quelle di due donne, Amber, il generale dell'esercito di Nettunia, che è una frangia di ribelli che si oppone al mondo perfetto di Nexium, ed Elena, che è invece la ragazza che vive nel mondo di Nexium e che ne vive la quotidianità e la bellezza della perfezione ignara di ciò che invece è la realtà. Nettunia è un romanzo al femminile perché tiene in considerazione tutto ciò che è donna, non inteso come femminismo, ma come femminile che genera la vita, la bellezza, la libertà e anche la ribellione. Madre Terra, infatti, è fortemente ferita dagli esseri umani, intanto che è assolutamente invivibile e quindi il governo è costretto a prendere delle decisioni drastiche ed è per questo che nascerà un nuovo mondo, il mondo di Nexium, un mondo assolutamente perfetto in cui non solo l'ingegneria genetica e tutto ciò che ne gravita intorno ridarà splendore alla Terra, ma andrà anche a influenzare, in modo negativo o positivo, questo me lo direte voi dopo averlo letto, le vite di tutti i nostri protagonisti. Va bene, io vi aspetto su Amazon e in tutte le librerie e sul sito della Dark Zone Edizioni. Thank you.